Tutti assieme, lentamente. Grazie all'opera di intermediazione svolta da Dell'Utri, veniva raggiunto un accordo che prevedeva la corresponsione da parte di Silvio Berlusconi di rilevanti somme di denaro in cambio della protezione a lui accordata da parte di Cosa Nostra Palermitana. Per la consorteria mafiosa si traduceva invece nel conseguimento di rilevanti profitti di natura patrimoniale. I pagamenti di Berlusconi in favore di Cosa Nostra erano proseguiti senza soluzione di continuità e dopo la scomparsa di Stefano Bontade e Girolamo Teresi. Berlusconi infatti aveva costantemente manifestato la sua personale propensione a non ricorrere a forme istituzionali di tutela, ma ad avvalersi piuttosto dell'opera di mediazione con Cosa Nostra svolta da Dell'Utri. Vergogna! Toninelli, a parte questo, ieri poi Berlusconi ha anche un po' minimizzato la battuta, no? Su mi prenderò al governo, mi prenderò nella maggioranza i cosiddetti parlamentari fuoriusciti, espulsi dalle parlamentari, chi era massone, chi aveva problemi con i rimborsi. Toninelli. Sì, ma guarda, io non voglio neanche affrontare il programma nel dettaglio. Io quello che dico alla gente che ci segue da casa è: guardate le persone che oggi vi stanno promettendo quelle cose. Berlusconi ha fondato nel 94 Forza Italia, che è un partito che 25 anni che di fatto governa, ha governato per 3.346 giorni. L'ha fondato insieme a Marcello Dell'Utri, condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa. Berlusconi è stato condannato per una maxi evasione, frode fiscale, condannato in via definitiva a 368 milioni di euro. Ma in quale altro paese del mondo un personaggio del genere può esistere ancora politicamente? Noi vogliamo dargli, glielo compriamo noi, guardate, un biglietto di sola andata, andasse in uno di quei luoghi in cui l'evasione fiscale è legale, stesse lì, finisse lì, stesse lì a fare il nonno, non lo so, ma la smettesse di rovinare la vita degli italiani e di fare promesse che ha sempre tradito. Ma come si, io lo dico da cittadino, ma come si permette oggi di dire che vuole abbassare le tasse lui che le ha frodate, lui che ha fatto condoni fiscali promettendo per 24 anni di abbassare le tasse quando le ha condonate, ha condonato l'illegalità e ha commesso l'illegalità. Quindi io quello che chiedo è: prima di tutto andate a votare, è un dovere civico costituzionale. Se non votate perché non vi sentite rappresentati, state tranquilli che state cristallizzando il sistema Toninelli, che vi ha messo all'angolo, la replica, vi ha reso poveri e infelici. Do la replica a Ruggeri, un bel biglietto di aereo tra ferroviario se per Berlusconi. Se lo offre Toninelli e 5 Stelle poi se lo fanno rimborsare dalla Camera dei Deputati, ma come certo, abbiamo visto sul panorama questa mattina. Nostri, guarda, noi non ci conosciamo e io ho ascoltato la prima parte della trasmissione, io invito tutti quanti a darci una bella calmata, ok? Questa non è una guerra, è una campagna elettorale. Voi avete discusso a lungo prima degli eccessi della campagna elettorale. Secondo me sparare sciocchezze come queste non aiuta. Detto ciò, allora, Berlusconi ma è un uomo che... Ma perché ce l'ha col biglietto del treno di Toninelli? Non ho capito una questa. Una battuta che mi è venuta dopo la lettura di Panorama di questa mattina, che a questo punto invito i telespettatori a comprare e leggere. Visto che, come dire, 5 Stelle fanno i fenomeni ecco del moralismo. Anche i big grillini presi con le mani nella marmellata. Guardi, premetto che a me questa è una vicenda che però interessa... sono rimborsi statali questi, cioè sono rimborsi che richiederebbero pezzi d'appoggio, chi ha lavorato lo sa, quando uno chiede un rimborso di solito lo deve giustificare, ok? Dopodiché comunque è un problema che mi interessa relativamente, così come l'inchiesta delle Iene interessa relativamente, nel senso che per me il problema dei 5 Stelle è la loro scarsezza di contenuti e di uomini e di relativi curricula pure lei che accompagnano qua, sul Panorama, vabbè, comunque se lo leggerà dopo, peraltro se ricordiamo, però ricordiamo Ruggeri che loro io credo che agli italiani interessi tutt'altro, io credo che agli italiani interessi però l'avete fatta voi questa campagna su rimborsopoli, anche il Partito Democratico. Forza Italia non si è molto esposto su questa roba qui, più, diciamo, è una cosa che nasce da suoi colleghi, come dire, è il problema dei moralisti, di quando uno fa il fenomeno del moralismo, è che deve essere irreprensibile, non si può permettere nemmeno un caso, un capello in fuorigioco, ok? Neanche uno, perché quello diventa un problema. Le ripeto che è una cosa che mi appassiona poco, perché secondo me il problema di questa campagna elettorale è far capire a chi ci ascolta come e con quali idee di qualità noi possiamo risolvere o meno i loro problemi. Va bene? E Berlusconi, piaccia o no, l'età di Toninelli aveva già tirato su intere città, quindi qualcuno che nella vita qualcosa l'ha fatta, i problemi di chi lavora li conosce, piaccia o meno, comunque ha un'offerta molto chiara. Prima parlavate della flat tax,
Io invece, mentre voi eravate in onda, ero con le vostre simpaticissime truccatrici e con i vostri altrettanto simpatici tecnici. Favolose. Favolose. E tutti quanti siamo d'accordo sul fatto che pagare meno tasse è un atto doveroso nell'Italia di oggi, del 2018. Sapere in anticipo quante tasse si pagheranno un anno dopo è un atto di chiarezza che farà la differenza nella nostra vita di tutti i giorni, consentendoci di spendere, investire o risparmiare più soldi. Va bene? Questi sono i problemi che noi vogliamo affrontare e risolvere. Il resto, le chiacchiere, le sceneggiate, le sirene, i microchip, i terroristi dell'ISIS da elevare a interlocutori, queste sono, se mi passa il termine, cazzate. No, vabbè, non lo diciamo, la mattina, dai, ci sono appunto. Le signore girano il sugo, le bambine... Vabbè, ma è slang di comune utilizzo. Ma Toninelli, anche di nuovo replica? Sì, ma io non conosco il signore che sta parlando, e no. Non mi interessa di conoscere, io voglio parlare con no, i cittadini. Vabbè, ho i cittadini capito, però questo è un confronto... Preparati, Toninelli, però, sono se molto così, più preparati e intelligenti... Però così fate i soliloqui... Toninelli, no, ma io non faccio nessuno. I confronti si fanno perché è anche giusto che ci si metta a confronto, così i cittadini hanno un maggior modo di capire le differenze. No, ma guarda, io se lei fa il monologo non è bello. Ma io non sto facendo nessuno, ma scusa, però abbi pazienza. Ma io devo mettermi a dialogare, io sono una persona onesta con chi attacca una forza politica che ha donato 23 milioni di euro e chi lo fa, quel signore che è in studio, ha come capo politico uno che ha rubato 368 milioni di euro. Ma stiamo scherzando? Io quello che dico ai cittadini, voi siete molto meglio di quei signori che vi stanno mentendo a 24 anni, ma vi rendete conto oggi dove hanno portato l'Italia? Con i giovani laureati che fuggono, con i giovani che se rimangono qua vanno a lavorare per Deliveroo a 2 euro all'ora. Questa è la società che questi signori che oggi attaccano noi, che invece diciamo, o meglio facciamo quello che diciamo, ma io non voglio sprecare il mio tempo, io voglio sprecare il tempo dicendo un paio di cose. Se ci date il voto a noi, facciamo una banca pubblica di investimento che vi dà i soldi per fare il mutuo della casa e per comprare casa, o vi dà un prestito per fare impresa, non avrete più lo sportello bancario degli amici, dei politici, dei banchieri che la politica ha salvato, che in realtà ha fatto speculazione sui vostri risparmi. Se doveste votare noi investiamo non sul ponte sullo stretto di Messina, che dà lavoro alle 2-3 imprese amiche dei vecchi politici, sì, ma facciamo tantissime e diffuse piccole opere, efficientamento energetico degli edifici, 1 miliardo di euro investito, 17.000 posti di lavoro a operai, imprenditori edili, commercianti, artigiani, sul territorio lavoreranno i nostri giovani, vivranno allora con maggiore serenità. Copertura. Toninelli, peraltro anche voi dite che volete diminuire il debito, per cui diciamo va bene spendere, però poi la domanda è lecita. Toninelli. Sì, allora, dove troviamo le coperture? Innanzitutto il reddito di cittadinanza costa solo il primo anno 17 miliardi, poi si ripaga da solo. La copertura il primo anno partiamo dai tagli dei costi della politica, che sono quantificati in un solo anno in 1 miliardo. Non è solo un taglio da 1 miliardo, è il miglior esempio che si possa dare ai cittadini che la vecchia politica con i denti e con le unghie ha tenuto stretti, salvando anche in questa legislatura i vitalizi. Poi faccio un'altra piccola cosa: noi abbiamo restituito di soldi che ci spettavano per la prima volta nella storia della Repubblica circa 100 milioni di euro, abbiamo fatto aprire 7.200 imprese con i nostri dimezzamento degli stipendi. I costi, le spese statali annue del bilancio dello Stato ammontano a più di 800 miliardi di euro, ma secondo voi noi non riusciamo a recuperare 50 miliardi, ad esempio tagliando quelle 10.000 partecipate in cui PD, Forza Italia, Lega hanno piazzato tutti i loro amici, colleghi, trombati della politica, che tra l'altro voi dovete sapere che una volta che sono nominati nei CDA di queste 10.000 partecipate pagano però il pizzo una 25% al partito, quindi non possono avere la volontà di tagliare le spese, solo noi lo possiamo fare perché abbiamo le mani libere. Esposito, sì, no, vorrei che... Vorrei dare una notizia, un paio di notizie a Toninelli, che il decreto per il taglio delle partecipate è stato fatto dal ministro Madia, da questo governo, quindi non dovete tagliare niente, perché le abbiamo già tagliate. C'è una legge, Toninelli, tu sei... mi spiace, sì, che tu rida, perché significa che riassenti in Parlamento, siccome io penso che tu invece si abbia fatto seriamente il parlamentare, ridi pure, mamma se mia, ti fa piacere ridere, però questi sono fatti. C'è la legge Madia che taglia le partecipate, quindi hai detto una cosa che abbiamo già fatto, sono contento che tu l'abbia apprezzata. La legge Madia non le taglia, anche se non è stata dichiarata incostituzionale. Non ti ho interrotto, guarda Toninelli, non ti ho interrotto. Poi ci hai detto che taglieresti le...
per finanziare la banca di investimenti pubblica, la finanzi quindi con 1 miliardo di presunti tagli ai costi della politica. Ti voglio segnalare che il finanziamento pubblico l'abbiamo tolto noi e quindi non l'hai tolto tu, però siccome tu continui a parlare di questa restituzione, Toninelli, io non ci volevo entrare sul capitolo e ti garantisco che non entro su quanto scrive Panorama, perché io penso che la campagna elettorale, abbassare i toni, serva anche tra di noi, però ti faccio un appunto. Voi continuate a dire che con 23 milioni di euro avete finanziato 7.200 aziende. Io, che sono uno stupido, ho fatto una divisione, cioè 23 milioni diviso 7.200 fa poco più di 3.000 euro ad azienda. Allora tu davvero vuoi far credere agli italiani e a me che si fondi un'azienda con 3.000 euro? Ma perché continuate a raccontare una storia che non esiste? Perché vedi, Toninelli, mentre davate 23 milioni e gli italiani si concentravano forse sui vostri 23 milioni, c'è un dato che non è stato smentito neanche da voi, perché non potete smentirlo, è una somma: avete preso 50 milioni di rimborsi. Ma stiamo ai 23 milioni per le 7.000 imprese, con 3.000 euro ad impresa, lo può fare qualunque italiano che ci ascolta, 23 milioni diviso 7.200 fa poco più di 3.000 euro. Quindi voi vi volete prendere il merito di aver fondato 7.000 aziende con 3.000 euro. Ti prego, Toninelli, va bene tutto, ma non prendete in giro, voi stessi. Siete in tre. Io sono sconvolto dall'incompetenza confermata di uno che proteggeva ad esempio il TAV, il treno ad alta velocità, che oggi, che ieri la presenza del Consiglio ha definito non conveniente, mentre gli inesperti già 5 anni fa. Però mi faccia dire una cosa molto veloce, non l'ho interrotta neanch'io. Allora, se magari avesse studiato leggermente Esposito, dovrebbe sapere che il prestito che abbiamo dato grazie agli stipendi dimezzati non da lei ma da noi, e chi l'ha ricevuto poi mensilmente l'ha restituito il prestito, quindi non è un 7.200 imprese diviso 23 milioni, perché mensilmente questi restituiscono. Ma lo sa anche mio figlio a 7 anni l'avrebbe capito. Una cosa però volevo dire: chi ha ricevuto il microcredito con gli stipendi dimezzati, il 99% di questi imprenditori ha restituito tutti i soldi, perché è riuscito a fare impresa, piccole imprese. Ieri a Faenza ho visitato un bar, il Civico 31, aperto con i miei soldi, i soldi delle 5 Stelle. Sapete chi non ha restituito soldi? Sono gli amici del PD, quei grandi imprenditori finanziari come De Benedetti, che alcuna stampa dice aver ricevuto 600 milioni di euro da MPS Monte dei Paschi non restituiti, perché è provato che chi non ha restituito i soldi sono chi ne ha ricevuti tantissimi. Toninelli, allora aspetti, brevissima replica di Esposito, però perché poi Ruggeri qui, che sennò ti non faccio una passeggiata. Vedi, io non so tu quale bar abbia visitato, io ti segnalo che ieri, non un giornale, La Stampa di Torino ha pubblicato l'intervista ad un imprenditore che era stato visitato da Ivan Della Valle e dalla sindaca Appendino per quei soldi promessi, che ha dichiarato, essendo un vostro elettore, dice: sono venuti, mi hanno promesso di darmi dei soldi attraverso il fondo del microcredito, io quei soldi non li ho mai visti. Va bene. Vedi, Toninelli, è tutto pubblico. Va Toninelli, bene, allora scusate, pubblico. Non ti sto raccontando. Andiamo alle elezioni, rivediamo Berlusconi e vado da Ruggeri. Lecca a parte, lei lo vuole, se lo prenderebbe. No, lo prendo, buonissimo, Toninelli, una volta che un berlusconiano non ruba ma che regala qualcosa, va benissimo, due bambini e lo regalo a un mio bambino, grazie. Senta, Toninelli, però dove andare la riforma fiscale? Io non l'ho ben capita la riforma fiscale del Movimento 5 Stelle. Sono io, cioè, forse sono io che non ho letto bene, me la spiega? Perché non ho capito. La riforma fiscale significa intervenire. Allora, la prima riforma fiscale è quella di dare lavoro. Dare lavoro lo dai solo facendo tantissime micro opere diffuse. Noi l'abbiamo già trovato le coperture e ce le hanno date. Si chiama anche politica economica ambientale. Le politiche dei vecchi partiti sono politiche energetiche sui fossili. Lei mi dice dove troviamo i soldi. La nostra politica fiscale costa 13 miliardi di euro. È un abbassamento di tutte le aliquote, le riduciamo a 3. Aumentiamo la no tax area a 10.000 euro e poi riduciamo di 2 o 3 punti tutte le altre 3 aliquote, arrivando fino al 43% sopra i capitali di 100.000 euro. Lo stesso Cottarelli che voi tutti evocavate anche su di voi. Una cosa, dice, io le dico, sono siccome molto sostenibili. Da quando esiste il Movimento 5 Stelle, grazie a Dio, sono contento, ci chiedete le coperture. La prima copertura che troviamo, ad esempio, per coprire questo taglio dalle tasse reale, sono le sovvenzioni che vengono date oggi per le energie fossili, al petrolio, al gas, perché le politiche del PD di Forza Italia investe ancora su quelle politiche antistoriche, quindi gas
metano e petrolio. Noi vogliamo intervenire sulle energie rinnovabili, sull'efficientamento. Noi vogliamo che i cittadini a casa, grazie alle sovvenzioni che noi gli diamo, non paghino più niente di elettricità, perché le loro case sono passive e si autoalimentano da sole per l'elettricità e per il gas metano per riscaldarla. Mentre oggi dite agli italiani quanto spendono nelle loro case degli anni 70, migliaia di euro tra elettricità e gas metano. Esposito. Beh, adesso abbiamo sentito l'ultima promessa elettorale del Movimento 5 Stelle, che è non far pagare più l'energia elettrica agli italiani. No, la registro perché, diciamo, nell'ultima settimana... Però le faccio una domanda. Il tono un po' di irrisione verso il Movimento 5 Stelle non è un po' politicamente miope? È una domanda politica. Non c'è nessuna derisione, Bortone. C'è la certificazione di promesse che io credo non siano praticabili, perché vede... voglio dare una notizia a Toninelli: la no tax area in questo paese oggi è a 8.170 euro, quindi secondo lui la proposta di portarla a 10.000, cioè quindi meno di 2.000 euro rispetto ad oggi, dovrebbe cambiare il sistema di tassazione di questo paese. Credo che Toninelli sappia che fino a 15.000 euro attualmente l'aliquota per le tasse è del 23%, vero? Lo sai che questa... Ovviamente, noi l'abbassiamo. E fino a 28.000, e fino a 28.000 è di... E poi l'abbassiamo. No, ma di quant'è fino a 28.000 euro? Ma guarda, non sono qua a rispondere. Va bene, non lo sai. Faccia professorino con i suoi del Partito Democratico e la smetta di candidare impresentabili, per favore. Chi fa le proposte sa di che cosa stiamo parlando oggi. Ma dai, ma di cosa guarda che importante.